Un cordiale saluto e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che apriamo con la crisi in Ucraina e la grande solidarietà della nostra regione. Infatti, dopo l'unità di crisi aperta dal comune di Chieti, ieri sono arrivati i primi bambini ucraini che sono stati accolti nella scuola Noli con doni e festoni in segno di amicizia e non sono mancati momenti di emozione. Selenia Secondi. Sono quattro i bambini profughi dell'Ucraina che sono stati accolti qui a Chieti nelle scuole. La prima scuola è il comprensorio 1 con la preside che insomma, ha ancora i segni dell'emozione. Come sono stati accolti e come hanno reagito questi bambini? Allora, innanzitutto è vero, i segni dell'emozione ci sono stati ieri nel momento dell'accoglienza, ma rimarranno a lungo. Perché questa è una vicenda umana che ci tocca e ci tocca in quanto cittadini d'Europa, in quanto dotati di quella grande capacità che è nostra peculiarità del popolo italiano di dare il cuore e di far fronte veramente alle necessità e alle emergenze più atroci. È stato così quando noi abbiamo vissuto un secondo conflitto mondiale, siamo stati accolti da altri popoli ed è così per noi, siamo un popolo veramente grande e mirabile sotto questo punto di vista. L'accoglienza è stata ieri un'accoglienza magnifica, come solo i bambini, anime pure, sanno fare nei confronti dei loro pari, delle loro creature. E non è un caso che proprio ieri, data in cui 17 marzo ricorreva il 161esimo anno dell'Unità d'Italia, questo si è verificato. Altri bambini sono in arrivo che saranno accolti nella scuola di Brecciarola? Assolutamente sì, abbiamo notizie anche perché noi siamo confortati da una grande sinergia che è quella del Comune. Il mio enorme ringraziamento va anche all'Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo che è sempre prodigo di conforto e di aiuto e di sostegno. Ciao Veronica, come avete accolto questi nuovi bambini dell'Ucraina? Allora, noi abbiamo tradotto in ucraino la scritta benvenuto ed erano di 14 lettere, ogni lettera era su un foglio. Mario, tu come pensi di voler aiutare questi nuovi amici? Vorrei intanto aiutarli per accoglierli e dare un grande benvenuto, aiutarli a far scordare la guerra e quello che ha passato. E poi vorrei, quando riuscirò a parlare un po' russo, di voler invitare a giocare a casa. Voltiamo pagina. L'ospedale di Atessa in 2 anni ha subito un notevole potenziamento. Oggi sono stati inaugurati altri 2 reparti. È stato il Covid a salvare l'ospedale, ha detto il direttore della ASL 2, Giuseppe Dintino. L'ospedale di Atessa nel corso della pandemia ha cambiato faccia, affermandosi come presidio sanitario di riferimento della Val di Sangro tramite investimenti pubblici e privati. Dopo il reparto di riabilitazione e quello di radiologia, oggi taglio del nastro per l'endoscopia e il nuovo pronto soccorso. Lo abbiamo fatto tenendo i conti in ordine, ha detto il presidente Marsilio. Questo poi è la ciliegina sulla torta, perché avremmo avuto, come dire, buone ragioni per presentare bilanci in deficit e andare a, diciamo, raccontarlo e a spiegarlo. Nonostante il governo non ci abbia risarcito di tutti i soldi spesi per l'emergenza Covid, noi siamo riusciti a tenere i bilanci in ordine, compresa la ASL di Chieti, che era quella che partiva peggio di tutte, perché da anni ormai si è stratificato un deficit strutturale in questa ASL che il dottor Schelle sta in qualche maniera raddrizzando e risanando in maniera altrettanto strutturale. Questa è la cosa più importante. La rivoluzione della sanità ad Atessa è cominciato quando qui furono ricoverati i pazienti contagiati dal virus. Il Covid ha salvato l'ospedale, le parole del direttore della ASL. Chiaramente abbiamo anche usato i fondi Covid messi a disposizione dal governo per ristrutturare questi reparti Covid. Abbiamo trattato più di 400 pazienti delle prime ondate in questo ospedale. Per cui senza il Covid, senza cogliere l'occasione di prendere questo rilancio anche dal punto di vista dell'investimento, penso che Atessa oggi sarebbe destinata a morire come tanti ospedali piccoli di questo paese. E come avete visto, ad Atessa era presente anche l'assessore regionale con delega alla salute Nicoletta Verì, che è stata intercettata dal nostro Giuseppe Dintino e ha parlato del termine dello stato di emergenza. Vediamo.
Il governo ha avviato la fase post-Covid, gradualmente nel giro di 3 mesi ci libereremo delle restrizioni, il 31 marzo finirà lo stato di emergenza fino al 15 giugno quando decadranno anche gli obblighi vaccinali. Al contempo però non le ospedalizzazioni ma sale il numero dei casi in Abruzzo, più 50% nell'ultima settimana. Qual è l'analisi di questo periodo? Sì, è vero, il 31 marzo finisce il periodo dell'emergenza, però tutto ciò che è stato attivato durante l'emergenza rimarrà nell'ambito sanitario in modo strutturato. Questo significa che ci sono ancora casi, che ci sono ancora casi anche in aumento, così come sta avvenendo in tutta Italia, ma anche fuori dalla nostra nazione. Quindi tutto ciò che ha funzionato, dalle presidi ospedalieri ai presidi territoriali tipo l'USCA e tutti i percorsi differenziati, saranno strutturati anche in base a una proroga che ci sarà riguardo al personale, una proroga del personale che è stato assunto per il periodo dell'emergenza e un personale che sarà prorogato fino al 31 dicembre. E quindi comunque i numeri ci dicono che è presto per dire che il capitolo Covid sia concluso? Assolutamente non è concluso, però diciamo che abbiamo delle strategie sia tecniche che operative in atto per gestire un qualsiasi momento di aumento, oppure siamo in grado anche attraverso i tracciamenti di verificare anche i nuovi arrivi da parte dell'Ucraina e quindi attenti a monitorare la situazione. Proseguiamo con il nostro telegiornale. La Guardia di Finanza non allenta la presa e da ieri ha lanciato un'operazione no stop per fronteggiare l'impennata dei prezzi dei carburanti. Andrea Costantini. La questione del caro carburante è finita nel mirino della Guardia di Finanza. Appena 2 giorni fa gli uomini del Comando Provinciale di Pescara hanno portato alla luce una truffa ai danni dello Stato per 45 milioni di IVA evasa su 207 milioni di base imponibile. Ma l'aumento abnorme dei prezzi è una piaga che opprime cittadini e imprese. E le fiamme gialle non si fermano qui e lanciano l'operazione No Stop, un piano di controlli H24 ai distributori di carburante con l'obiettivo, in caso di rilevazione di elementi sintomatici di manovre distorsive della corretta dinamica di formazione dei prezzi, di svolgere approfondimenti volti a risalire la filiera commerciale fino alle strutture e ai soggetti da cui potrebbero originare le speculazioni, il tutto anche a danno dei consumatori. Dopo l'operazione Oro Nero, che ci ha permesso di scoprire, di disarticolare un disegno criminoso su tutto il territorio nazionale di rilevante frode all'IVA, la Guardia di Finanza di Pescara prosegue per garantire un presidio H24, weekend compresi, sul settore del commercio dei carburanti. E svolgeremo questo piano di controlli risalendo la filiera commerciale per andare ad individuare in quale step della filiera possono annidarsi abusi, irregolarità che finiscono con il pregiudicare i cittadini, che finiscono per pregiudicare anche gli operatori commerciali che svolgono attività di trasporto delle merci. E questo è un altro esempio di come la Guardia di Finanza sia a fianco alla collettività, a fianco degli operatori che svolgono il loro lavoro per il rilancio dell'economia. Si chiama La Pescara che vogliamo, il documento in 30 punti ideato e presentato questa mattina dal presidente di Confcommercio Riccardo Padovano. Paolo Renzetti. 30 proposte per il rilancio del commercio e del turismo in città. La Confcommercio di Pescara ha presentato questa mattina un articolato documento in 30 punti per far ripartire l'economia cittadina dopo 2 anni di pandemia che hanno portato anche alla chiusura di numerose attività commerciali. Importante, secondo Confcommercio, è la collaborazione fra l'amministrazione comunale e le associazioni di categoria. La nostra è un'organizzazione che rappresenta tutte le imprese del terziario e non solo del terziario, della filiera turistica, nonché quella dei pubblici esercizi. La città di Pescara è una città molto importante, però adesso ha bisogno di suggerimenti e noi siamo l'organizzazione in grado di poter dare suggerimenti utili, cioè quello di rivalorizzare tutto il tessuto, una pianificazione per quanto riguarda le linee di marketing. Il piano marketing
non ci si deve presentare il piano marketing, non si deve concordare e lo devono concordare con l'assessore di categoria. La Confcommercio è un partner ufficiale perché all'interno ha dei dirigenti in grado di saper dialogare su un piano marketing. Fra le priorità la creazione di uno IAT, ufficio di informazione turistico, e di una tourist card che permetta a chi arriva in città di poter visitare musei e monumenti. I card sono le proposte, sono per esempio la card dove tu puoi andare girare la città, viene data nei punti dove arrivano i turisti, la stazione, l'aeroporto, anche gli alberghi, gli stabilimenti, balneari, ristoranti, una card che consente al turista, a chi viene a Pescara, di poter andare nei negozi e visitare anche i musei. Cioè a volte ci sono persone che si spostano al Museo Cascella, alla Casa di D'Annunzio e deve fare due ticket, invece con una card, come si fanno in tutte le città dove hanno un rapporto storico e culturale, la visita dei musei con una sola card gira tutti i musei. Un finanziamento da 35 milioni della Banca Europea è stato accordato al Comune di Pescara per la sostenibilità ambientale. Soddisfatta l'amministrazione comunale. Vediamo. Con la firma ufficiale nella sala consigliare del Comune di Pescara, la Banca Europea per gli investimenti ha messo il suggello al finanziamento con 35 milioni di euro alla transizione verde della città d'Annunziana. È stata la vicepresidente Gelsomina Vigliotti a dare l'imprimatur all'articolato progetto di strategia climatica per il periodo 2021-2025 finalizzato a promuovere l'economia circolare, l'efficienza energetica e la gestione dei rifiuti solidi. I fondi della BEI confluiscono in un vasto e dettagliato piano operativo da oltre 58 milioni di euro, contribuendo così a finanziare il nuovo impianto a digestione anaerobica dei rifiuti, il rinnovamento di impianti di riciclaggio esistenti e l'efficientamento energetico di edifici pubblici e scolastici. Il dialogo con il Comune di Pescara è iniziato da tempo, ci siamo incontrati su questi progetti di alto valore per noi perché riguardano soprattutto la sostenibilità ambientale e la questione che, come dicevo, sono per la Banca Europea degli investimenti degli obiettivi molto importanti. Attraverso questi progetti infatti c'è un impatto, noi ci aspettiamo un impatto molto importante sulla sostenibilità ambientale attraverso questo nuovo progetto di smaltimento dei rifiuti che ci aspettiamo produca anche della nuova energia rinnovabile come il biometano e anche attraverso l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, un obiettivo estremamente importante mai come ora in questo momento in cui ci rendiamo conto dove oltre l'obiettivo ambientale c'è anche un problema, come dire, di indipendenza energetica e minore esigenza noi avremo di energia e tutta l'economia ne potrà beneficiare. La BEI per la prima volta fa un finanziamento a un comune di medie dimensioni in Italia. Con questi fondi andremo a fare investimenti per circa 58 milioni di euro nella nostra città, gli investimenti riguarderanno 55 edifici pubblici che saranno riqualificati nel senso del miglioramento energetico, parliamo di scuole, di impianti sportivi, di edifici pubblici comunali in generale e in più ci saranno interventi importanti legati al ciclo dei rifiuti, a cominciare dal biodigestore che ci permetterà non soltanto di risparmiare cifre elevatissime perché il costo dello smaltimento, della raccolta e dello smaltimento si potrà abbattere anche del 30% nel nostro territorio, ma in più ci permetterà di produrre energia pulita, 4 milioni di tonnellate di biometano, quindi un processo totalmente virtuoso, a zero impatto ambientale con produzione di energia. Credo che sia il salto di qualità che questa città deve fare e ha dimostrato di saper fare e di poter fare. Sono 4 gli sportelli che operano in provincia di Teramo per la riabilitazione di autori di atti violenti contro le donne. Il servizio è coordinato dall'associazione Elefante Bianco, finanziato dalla Regione Abruzzo e ha già preso in carico 10 uomini maltrattanti. Tania Bonici Castelli.
La violenza contro le donne si argina aiutando e sostenendo le vittime attraverso apposite strutture antiviolenza, ma anche lavorando su percorsi di responsabilizzazione per i maltrattanti. In provincia di Teramo, dove opera da anni il centro antiviolenza La Fenice, nascono 4 sportelli gestiti dall'Associazione L'Elefante Bianco che si rivolgono a tutti gli uomini che intendono cambiare e assumersi la responsabilità dei propri atti violenti. Un'idea che è partita da lei quando era consigliera provinciale e delegata alle pari opportunità. In un certo senso è partito da me, ma per il costante continuo contatto che ho con l'associazione L'Elefante Bianco, perché L'Elefante Bianco comunque ha a che fare con il nostro comune, che è il comune di Silvi. Ha sempre collaborato, ha lavorato per, per affrontare le problematiche che hanno le famiglie sul territorio, che si riflettono sui figli, quindi le violenze sui ragazzi. E comunque è un servizio che L'Elefante Bianco appresta da molto, quello sull'uomo maltrattato. Il problema della violenza sulle donne, come prima poco fa qualcuno ha detto, è un problema piuttosto dell'uomo che della donna, perché la donna è una vittima, diciamo. È un problema che va risolto a 360 gradi, con tutte le strutture e gli strumenti disponibili. L'Elefante Bianco, presente a Teramo, ad Atri, Silvi e Pineto, opera in rete con enti e istituzioni impegnate in prima linea nella lotta alla violenza di genere, con professionisti del sociale, con forze dell'ordine e avvocati. La Regione Abruzzo e la Fondazione Tercas hanno contribuito a finanziarne l'attività. Oggi sono già 10 gli uomini maltrattanti che hanno iniziato un percorso riabilitativo. In che cosa consiste l'intervento sugli uomini concretamente? Il percorso è organizzato in 5 incontri motivazionali, in cui si indaga la consapevolezza dell'uomo sui suoi agiti, che spesso e volentieri è molto bassa ovviamente, e anche la volontà di cambiare, okay? E soprattutto il rischio per la vittima. Questo è fondamentale nei primi incontri. Una volta che si è lavorato con l'uomo, c'è la possibilità di entrare nei percorsi psicoeducativi, in cui si indagano temi quali gli stereotipi, le emozioni, comunque un argomento sconosciuto agli uomini che agiscono violenza, e anche la genitorialità da quest'anno, anche perché abbiamo introdotto anche metodologie innovative. Chi informa questi uomini che voi esistete? Allora, diciamo che da noi arrivano tramite il tribunale, quindi autorità giudiziaria, su richiesta di molti avvocati, dall'ULEPE, e per assurdo molti arrivano spontaneamente, minacciati magari dalle proprie compagne o come passaparola. Quindi c'è anche una buona fetta di uomini, diciamo, spontanei. Il servizio offerto dall'Associazione L'Elefante Bianco è gratuito e riservato. Carburante, ma non solo. Salgono vertiginosamente i costi di produzione anche per il settore agricolo, particolarmente colpiti gli operatori del Fucino. Vediamo. La guerra ha solo accentuato una crisi di sistema che già era in itinere dall'estate scorsa, con l'incremento dei prezzi delle materie prime, dell'energia, dei carburanti. Stiamo vivendo un momento di grande incertezza, siamo in primavera, quindi si stanno facendo le lavorazioni, soltanto che sono stati sconvolti tutti i piani colturali. Proprio perché non si riescono a fare dei programmi che possano essere rispettati, soprattutto perché il costo dei carburanti è arrivato alle stelle, il carburante agricolo agevolato 1,60 euro, 1,70 euro, ma cresce tutti i giorni. L'aumento, i rincari dei costi del carburante e dell'energia rappresentano gli ostacoli più grandi, no, per il vostro settore? Sicuramente gli ostacoli più grandi, ma a questi se ne aggiungono altri, per esempio il costo dei semi. I concimi, oltre ad avere un incremento folle, tra l'altro nemmeno arrivano in quantità necessaria per appunto la produzione. Questi incrementi dei costi di produzione si ripercuoteranno sui consumatori, sui prezzi che insieme all'inflazione che determina la riduzione della capacità reddituale dei cittadini e dei consumatori, potrebbero provocare ulteriori danni. Giunte alla 30ª edizione, tornano le giornate del FAI con l'iniziativa e in programma nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 marzo 2022, coinvolgerà tutte le delegazioni FAI e i gruppi FAI dell'Abruzzo e d'Italia. Vediamo.
Le giornate del FAI tornano in un periodo particolare dopo 2 anni di pandemia. È importante far conoscere le bellezze della nostra regione anche agli abruzzesi, ma non solo. Eh sì, ha ragione lei, io sono molto felice di poter tenere a battesimo questa edizione delle giornate di primavera del FAI che si terranno 26 e 27 marzo, appunto perché dopo 2 anni di pandemia possono tornare le visite guidate all'interno dei nostri giacimenti culturali, architettonici, artistici, paesaggistici e enogastronomici. Il FAI ha selezionato 41 luoghi in 16 comuni diversi in tutte e 4 le province abruzzesi e quindi sarà possibile per gli abruzzesi conoscere le bellezze della propria regione, perché a volte queste vengono paradossalmente non conosciute, ed accompagnare tanti ragazzi, ragazze, bambini, bambini a conoscere il patrimonio della propria regione affinché conoscendolo potranno in futuro conservarne intatta la qualità dei luoghi. Quindi siamo molto grati al FAI per questa azione che svolge e la regione Abruzzo ovviamente è a disposizione. Da neopresidente del FAI Abruzzo, questo è il primo grande appuntamento che la riguarda, un appuntamento di grande rilievo che assume un'importanza ancora maggiore in questo periodo, e voi ricorderete anche quello che sta accadendo in Ucraina. Beh, senz'altro, nominato da poco, mi trovo con l'evento più importante dell'anno. È in un periodo molto particolare, cioè la guerra in Ucraina ci sta toccando tutti nei sentimenti più profondi. Però da un'altra parte, vedendo la tenacia degli ucraini nel difendere le loro origini e la loro identità con la difesa delle opere d'arte e della loro storia, dà ancora più forza a noi per difendere la nostra storia, la nostra identità. Noi siamo più fortunati, non abbiamo guerre, ma abbiamo dei beni comunque da salvaguardare, perché la nostra identità non può essere cancellata. Un popolo senza identità non è un popolo. Tante le bellezze che metterete in mostra. Sono 41 aperture in 16 diversi comuni. Considerate che su 700 aperture in Italia 41 sono le nostre e sono delle più varie. Saremo nella natura, saremo nei borghi, saremo negli ipogei, saremo in palazzi che solitamente sono chiusi. Cioè, abbiamo un'offerta talmente ampia che in 2 giorni penso che si faranno tanti chilometri. Ecco. Siamo alla pagina dello sport. Rifinitura Silvi stamani per il Pescara in vista del derby di Teramo di domani. Non ci sarà il match winner col Cesena Mirko Drudi per un leggero acciacco. Disponibili tutti gli altri, compreso il recuperato Diambo che partirà dalla panchina. In difesa Iannes al fianco di Ingrosso. Ballottaggio Frascatore Veroli a sinistra con il primo favorito. Poco fa ha parlato il tecnico biancazzurro Auteri. Ascoltiamolo. No, vabbè, come al solito ci sono dei dubbi. Comunque stanno tutti bene, a parte Drudi che a titolo precauzionale c'è un piccolo problemino e quindi non fa parte della lista, il resto ci sono tutti. Pompetti quindi si è allenato ai giorni? Sì, Pompetti ok, solo Drudi, ma più o meno per grandi linee daremo continuità a quello che abbiamo fatto fino adesso, nell'ultimo periodo. Come interpreta secondo lei Teramo questo 3-4-3? Quali sono le difficoltà della partita? Ma non c'è tanta differenza rispetto a quello che il Teramo faceva prima, cambiano alcune posizioni in campo, comunque è una squadra propositiva, una squadra che costruisce molto, che fa del possesso così come il Cesena. E così come queste due squadre sono totalmente diverse dall'Olbia, l'Olbia costruisce poco, articola poco il gioco, preferisce fare un calcio più diretto andando a cercare subito gli attaccanti, invece Cesena e Teramo, chiaramente con le dovute proporzioni, sono squadre diverse ma di buon valore, giocano di più e quindi non c'è tanta differenza. Noi ci dobbiamo preparare bene da questo punto di vista nell'aggressione, nella chiusura degli spazi ed evitare di farci chiudere, di farci aggredire, perché comunque è una squadra che porta una pressione alta al Teramo. Io sono sicuro che proprio per le caratteristiche del Teramo intanto sarà una bella partita, poi non sono stupido e so che per loro è la gara della stagione, poi al di là degli obiettivi noi di questo ne siamo consapevoli, ma a 6 giornate dalla fine noi dobbiamo spingere forte il piede sull'acceleratore, essere continui, pronti, attenti, concentrati, avere
avere idee, ma quello è un fatto indiscusso. E si gioca per vincere, perché tanto la stagionata alla fine speculare conta poco, si gioca per imporsi, ma sia noi che loro insomma lo faremo. Ogni squadra ha bisogno dei propri tifosi. Pescara è una platea importante, perché proprio dal punto di vista numerico possono essere in tanti. Siamo noi a doverli portare attraverso le nostre partite, ma noi stiamo facendo bene da tanto tempo. Poi in tutti i campionati ci sono alcune cose che a volte non quadrano come dovrebbero, ma noi stiamo giocando bene da tanto tempo, ma anche inizialmente l'abbiamo fatto. È chiaro che per vedere belle partite devi anche avere di fronte un avversario che accetta il confronto. Seduta di rifinitura e conferenza stampa per Guidi in vista della sfida di domani al Bonolis. Ancora da verificare le condizioni del difensore Pinto, probabile forfè di Azio Osmanovic, mentre tra centrocampo e attacco alcuni ballottaggi che potrebbero modificare il modo con il quale il Teramo vorrà affrontare il match col Pescara. Jacopo Forcella. Il dubbio Pinto in difesa e qualche rebus tra centrocampo e tridente d'attacco. Con queste premesse il Teramo oggi sosterrà la seduta di rifinitura che precede il derby di domani al Gaetano Bonolis contro il Pescara. Si diceva delle pedine e delle scelte che Guidi potrebbe operare in vista dello scontro con i biancazzurri, uno degli organici migliori dell'intero raggruppamento. Pinto, come detto, è uscito anzitempo martedì sera nella gara vinta a Fermo per un problema al flessore. Lo staff medico lo sta valutando ora per ora, visto che il tempo è poco, ma ammesso che l'ex Fiorentina ce la faccia, pare poco probabile che il tecnico possa rischiarlo già in avvio, preferendo l'esperienza di Jacoponi, che si sistemerà sul centrodestra facendo scalare Kodromaz dalla parte opposta. In mezzo la posizione di Soprano è intoccabile. Per quanto riguarda la linea mediana del 3-4-3, con Azio Osmanovic quasi certamente out anche per domani e con Boa che in infermeria già da un po', toccherà di nuovo al Lombardo piazzarsi a fare il tutta fascia a destra e Mordini dalla parte opposta, a meno che Guidi con Cisco e non Lombardo voglia dare subito un segnale di voler partire forte. Ma in questo momento Lombardo sembra partire con ampio vantaggio. In mezzo il dubbio più grande: premiare la fisicità di Rossetti come frangiflutti per contrastare le fonti di gioco del Pescara o virare come Arrecchioni su Fiorani, che ha meno chili, meno centimetri ma assicura una maggiore pressione? Questa scelta determinerà anche che tipo di partita il Teramo ha in mente, proprio partendo dalle caratteristiche del compagno di reparto dell'altro intoccabile, Andrea Rigoni. Guidi avrebbe anche Viero in gol nella sfida di Coppa Italia di novembre e De Grazia come possibili alternative ai due, che però sembrano più adatti quando il diavolo, e spesso accade, si riposiziona su un 3-5-2 sfruttando due interni come appunto Viero e De Grazia in fase di possesso. Rossetti più di Fiorani in questo momento dunque, ma la prestazione dell'ex ravennate di martedì ha destato molti apprezzamenti. Poi c'è la questione tridente. Bernardotto con sacrificio e col gol decisivo ad inizio ripresa ha confermato che il lavoro oscuro alla fine premia. I gol stagionali sono 5, meno di quanti lo stesso attaccante se ne sarebbe aspettato, ma quello di martedì pesa moltissimo. Passando agli esterni, posto che Malotti e Rosso hanno interpretato il ruolo bene, col secondo in fase decisamente ascendente, D'Andrea resta la carta da poter giocare a partite in corso, oppure un elemento che cambiando il volto della prima linea biancorossa può sparigliare le carte? Anche questo è un dubbio che Guidi si porterà dietro, considerando che con Bernardotto le difese avversarie hanno un punto di riferimento, benché molto mobile e capace di raccogliere palloni che piovono sul lato sinistro. Con D'Andrea e con un gioco più manovriero, l'intenzione sarebbe quella di chiamare fuori la linea 4 di Auteri per provare inserimenti con altri giocatori. Il tutto con 36 punti in classifica che oggettivamente danno maggiore tranquillità, ma anche la consapevolezza che manca ancora un po' alla matematica permanenza. Ed ora il programma nel weekend del volley. In A2 domenica alle ore 18 la Secortona riceverà la vice capolista Santa Croce sull'Arno. In A3 l'Abba Pineto anticiperà domani alle ore 20:30 al Pala Santa Maria la gara contro il Fanalino Brugherio. In A2 femminile domenica alle 17 prenderà il via invece la fase dei playout con l'Altino impegnato a Lanciano contro il Modica del Fresco ex D'Amico. In B maschile domani l'Alba andrà a Civitanova e il Paglieta ad Avellino.
Torino. In B1 femminile pure domani alle 17 la Teatino ospiterà nell'impianto di Nocciano il Castelbellino. In B2 trasferte difficili per Cetias Montesilvano e Potenza Picena, per la Dannunziana Bari e per il Gada Pescara 3 a Bisceglie. In casa giocherà solo il Teramo, sconfitto al Palo Acquaviva al tie break dal Fasano nel recupero domenica alle ore 17:30 contro il Pagliare. E questa era la nostra ultima notizia, l'informazione del TG6 torna puntuale alle ore 19, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.